buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it. Ciao a tutti amici Geek e bentornati. In questo numero, Aquabodics Hydroview, un sottomarino comandato da smartphone. Curiosity e sul nuovo rover marziano la CPU dei vecchi Apple iMac. Con Little Printer stampiamo la nostra esperienza virtuale. E ora avviamo l'applicazione. Aquabodics Hydroview è un robot sottomarino che si può controllare con apparecchio iOS oppure Android, mostrandoci tutto con la sua videocamera in HD. Mini tank, pesci volanti, aeroplanini, sfere rotolanti e mini robottini sono la schiera dei gadget telecomandabili visti finora. E dopo terra e aria, eccoci a visitare le profondità marine con il nostro smartphone senza spendere cifre da scienziati. Purtroppo, come immaginerete, i collegamenti wireless nell'acqua hanno dei problemi. Infatti il sottomarino ha un cavetto della lunghezza di 23 metri che lo collega a una scatola di controllo da tenere sulla riva, alla quale ci connetteremo però wireless anche con tablet o PC. Presto vi aggiorneremo anche su un ipotetico fratello maggiore con batteria della durata di 3 ore contro le 2 di questo, capace di raggiungere i 50 metri di profondità per escursioni marine da veri cercatori di tesori. Se tutto è andato come doveva andare, una settimana fa veniva lanciato da Cape Canaveral Curiosity, il nuovo rover destinato allo studio della superficie del pianeta rosso. Con il suo peso di 900 kg e 6 ruote per trasportare fino a 10 volte il suo peso in equipaggiamento, supera di gran lunga i suoi predecessori Spirit e Opportunity, che si alimentavano con pannelli solari mentre ora si è chiesto aiuto a batterie al plutonio, capaci di erogare 100 watt continuamente per oltre un anno. Come già detto, il cervello dell'escursionista nasconde una CPU parente stretta di quelli dei vecchi Mac, fine anni 90, l'IBM RAD 750 da 200 MHz, sviluppato da IBM e Motorola e usato per macchine come PowerBook G3, iBook, iMac e forse anche per la Wii. La memoria di massa si aggira intorno ai 2 GB, il tutto gestito da un sistema operativo denominato BoxWork, per la modica cifra di 2 miliardi e mezzo di dollari, che atterreranno sulla superficie rossa di Marte intorno all'agosto del prossimo anno. Marziani, arriviamo! Nel vederla, la prima cosa che ho pensato è stata: la voglio! Non solo perché è un bel oggettino, ma anche per la sua funzionalità che, conoscendo le nostre abitudini, ci sforna al mattino l'esperienza virtuale che potremmo fare avendo un tablet a colazione in cucina, per esempio. Little Printer è il suo nome e Berg Cloud il suo creatore. Una mini stampante stile scontrino che imprime sulla carta, in una piacevole striscia con tanto di sorriso, ciò che i nostri occhi e il nostro cervello vorrebbero leggere, o vedere o giocare. È tutto molto semplice. Con il nostro smartphone o tablet scegliamo ciò che è nostra abitudine la mattina, come guardare le prime pagine di un giornale, la notizia del giorno, su internet, la lista degli impegni odierni o il nuovo sudoku o quant'altro. Anche se Natale è ormai prossimo, per questo amico dovremo aspettare il pre-order nei primi del 2012. Per oggi è tutto amici. Un saluto da Marzio Pacifici e un arrivederci al prossimo Geek Time.